Valeria con Robert Lee. Brava Valeria. Bronzo ancora. Pavanelli Alberto, Leo Dovinacere. Biassono, giugno è il mese consacrato agli alpini e alla celebrazione dell'anniversario di fondazione di questo gruppo così recente ma già così radicato sul territorio. Quest'anno le penne biassonesi arrivano al loro quinto compleanno e festeggiano con tre eventi, il primo dei quali si è svolto all'inizio del mese a base di immagini, diapositive e canti a 100 anni dalla Grande Guerra. Presente il sindaco Luciano Casiraghi, l'evento si è arricchito di una mostra di modellismo che ha permesso di mettere in rassegna alcuni dei capolavori manuali degli appassionati della zona, tutti a tema Grande Guerra, il vero mito di tutte le penne nere anche di Biassono. Viene assegnato al numero 242 il nostro True Cowboy di Morandi. Fermo un attimo. Non vince la Champions. Non è male. Sei Juventino. La costituzione ufficiale del gruppo di Biassono è il 22 giugno 2014, proprio nel 28esimo della sezione ANA di Monza e Brianza. Quella mattina 25 gruppi della provincia si riunirono al santuario della Brughiera per festeggiare la neonata formazione e da quell'anno in ogni anniversario si è sempre più arricchito di momenti di incontro e celebrazione. Finisco a un progetto che in provincia di Macerata Visso, come potete vedere lì nell'espositore, abbiamo raccolto dei fondi per far sì che questa stalla venga ricostruita a questo povero contadino che l'ha trovata distrutta dal terremoto. È qualcosa che ha un costo finanziato da quattro sezioni: Valtellina, Monza, Como e Lecco. Ha un costo circa di 200.000 euro su per giù, credo, e quindi ancora un grazie a voi per chi ha offerto per le stelle alpine e chi ha offerto logicamente anche in modo spontaneo. Grazie ancora a tutti, buon rientro alle vostre case, io metto ancora a disposizione il prossimo anno per la magnifica villa che abbiamo, e sarete ancora nostri ospiti. Grazie Basile, grazie Giuseppe, altri nomi. Colgo l'ultima occasione, allora faccio delle raccomandazioni. La prima raccomandazione è quella: so che è tardi, che tutti vogliamo andare via, abbiamo fretta, vogliamo andare a casa, però fate attenzione a riporre i modelli dentro le scatole. Argento, Moretti Aldo, Luigi Brioschi e il Corone Grigio 1906. Dopo il primo momento di immagini e canti, domenica prossima 23 giugno in chiesa parrocchiale sarà ospite d'eccezione il coro della Brigata Alpina Iulia, che si esibirà in tutti i canti della tradizione militare. Dopo il coro, domenica 24, le celebrazioni avranno come centro il santuario della Brughiera, con il classico ammassamento davanti al santuario e l'omaggio floreale alla tomba di Don Carlo Consonni, capitano di artiglieria da montagna e cappellano militare durante la Grande Guerra, ex parroco di Biassono dal 1935 al 23 giugno 1951. Il best di categoria viene assegnato a Dalla Stadino. Oh,
questo, maniera terza. Ciao, 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 ciao,